L'agenda per l'indipendenza di Taiwan in stile Lai è un vicolo cieco. Questa è stata la reazione ufficiale cinese al discorso di Lai Ching-te, che oggi ha giurato come nuovo presidente di Taiwan. Nel suo discorso di insediamento, Lai ha promesso di difendere la democrazia nell'isola e ha invitato Pechino a porre fine alle sue intimidazioni militari. Lai Ching-te appartiene al Partito Democratico Progressista, che è al potere dal 2016, periodo nel quale i rapporti tra il Taiwan e la Repubblica Popolare Cinese si sono deteriorati fino al punto che tuttora non c'è nessun tipo di comunicazione tra le due parti. Forse il punto di massima tensione si raggiunse 2 anni fa quando la allora Speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, visitò Taipei. Xi Jinping si è rifiutato finora di riconoscere Lai, poiché il presidente cinese non accetta alcuna discussione sulla separazione dell'isola dal continente e considera le due parti una sola Cina. Comunque, la vittoria di Lai rientrava nelle aspettative delle autorità di Pechino ed è per questo che la situazione tra i due lati dello stretto di Taiwan, pur rimanendo gelida, non sembra per il momento che possa condurre a una ulteriore escalation militare.